Giovanni Galli, siamo al Tuscany Hall in un incontro fra istituzioni e società sportive. Intanto perché non ti vediamo sul palco stamattina? Ma io ho letto la notizia sui quotidiani e sono passato, ma sinceramente non sono stato neanche invitato, ma essendo il mio mondo sapevo appunto delle persone che sono state invitate dal Presidente Gianni, al Sindaco, ad Abodi, insomma voglio dire, sono venuto a conoscere, per sapere, per allargare le mie conoscenze. Questo ci lascia un pochino perplessi, perché una figura come la tua, insomma, meritava quantomeno. Cosa ne pensi? È possibile questa sinergia? Allora, intanto bisognerebbe partire da dei punti fermi e poi dopo iniziare una programmazione. Io ho sentito tante cose, investimenti, soldi che sono stati dati. Sì, è vero, sono stati dati, ma a mio avviso non sono stati dati nella maniera corretta. A cosa mi riferisco? Ai 10 milioni e 500 mila euro e più che sono stati dati dalla regione ai comuni che hanno fatto degli interventi sugli impianti sportivi. Il problema è che il 26 di ottobre c'è stato un convegno a Prato con il presidente Malagò e il presidente Gianni, dove appunto comunicavano che ci sarebbe stato questo bando, e il presidente Gianni disse che stavano facendo e valutando le richieste che erano arrivate. Dopodiché il 24 di novembre in aula, in consiglio regionale, io ho fatto vedere che i soldi, tutti 10 milioni e 400 mila euro, 500 mila euro, erano già stati tutti assegnati a dei progetti che erano già stati completati. Ora, che in un mese siano stati capaci di progettare e completare, la cosa mi sembra un po' strana, ma diciamo che gli impianti sono stati realizzati, ma che avevano già una copertura finanziaria. Allora mi domando, questi 400 mila euro che sono stati dati a questi comuni, dove sono andati a finire? Non certamente nello sport. Allora, di che cosa stiamo parlando?